Ragazzi, buongiorno a tutti. Sono le ore 4 del mattino. Mi trovo in frazione Le Pont di Val Savaranche. Oggi sono qui per fare la prima vetta alpinistica a piedi, diciamo, della stagione. La Becca di Monshire, becca che mi è sfuggita quest'inverno per il maltempo. Spero oggi di prendermi la mia rivincita. Sono assolutamente da solo. Cambio assetto e si parte. Totalmente al buio in direzione Rifugio Vittorio Emanuele. Andiamo. Si risale il sentiero totalmente al buio nel bosco. Spuntata la Tresenta, fatta a dicembre dell'anno scorso, il Charforan fatto il mese scorso, è lì che spunta fuori dalle nuvole l'obiettivo di oggi. È ancora parecchio innevato. Cioè, quest'inverno quando ho fatto la Tresenta, che lì in fondo sulla sinistra aveva molta meno neve di adesso che siamo a quasi fine giugno. Il vallone di Val Savaranche. Inizia a spuntare l'alba, io sono arrivato a Vittorio Emanuele. Indovinate le uniche nebbie dove sono? Il rifugio. Gente per il Gran Paradiso. In quella direzione. È già partita. Io, a posto di andare di là, direzione opposta, attraverserò tutta questa pietraia per andare sul ghiacciaio di Monshire. Ben rosa dell'alba, iniziano anche i nevai. Neve sembra abbastanza ben rigelata. Lasciamo il bivio che porta la Tresenta, che è lì in fondo, per seguire gli ometi in direzione Monshire. Cambiato assetto. Il trittico. Nebbie diradate, cielo spettacolare e la Monciare spunta in tutta la sua bellezza. Che bella piramide. Alle volte si sfonda fino al ginocchio, alle volte tiene, dipende un po'. Stupenda la Val Savaranche. Ora arrivo a quel colletto lì, lì dietro metterò piede sul ghiacciaio di Monshire. Giunto al colletto, là dietro ci sono gli ometti, si è di nuovo annuvolato. Tracce di sci, masochismo, ragazzi. Un bel lago gelato, classici laghi di origine glaciale. Ora sto attraversando sotto gli svalanchi del Charforan in direzione ghiacciaio. Che figata! Sotto la parete del Charforan. Laghettino. Un consiglio: sfruttate sempre quando li trovate questi rigoli dove la neve bagnata scorre nelle ore più calde, perché di notte girano perfettamente. Rispetto allo svalango questo tiene decisamente meglio. Vedete? Qua sono in mezzo agli svalanghi della Ovest del Charforan. Tenetevi anche a debita distanza dalla parete perché ha la nomea di scaricare, quindi le barre rocciose. L'ultima volta nel tentativo vi metto qualche video. Ci eravamo fermati a quella roccia lì, lì sotto, che non si vedeva un palmo dal naso. Oggi invece, pazzesco, guarda che bello il gendarme. Visibilità pari a zero. La normale attraversa qui, mezza costa, sopra le balze rocciose. Ho lasciato un bastoncino lì e ho tirato fuori la picca. Qui è bello ripido, esposto per le balze rocciose, quindi
Attenzione dove mettete i piedi. Qui si arriva in cresta. Tutto il traverso appena eseguito. È uscito anche il sole. Guardate che bella la roba del Charpon. Si vede benissimo la via fatta per la West del Charpon qualche mese fa, un mese fa. Piastro gli sci là sotto, ho fatto quel traverso, primo ripidazzo, poi c'è quel pianoro, secondo canale, quasi 50 gradi, lassù c'è la calotta. Pezzo ravanosissimo, sfondavo di brutto. Questo qui. Però sono in cresta. Bene. Assaggino prima dello strappo finale. Faticaccia, qui c'è appena il sole, faccio fino al ginocchio. Sembra corta la cresta, in realtà è bella lunga, la punta dovrebbe essere la Becca di Monciaia. Uhuh. 3545 metri. In punta. È proprio bella stretta, mi ricordo un po' la Lusenei. C'è solo un omino, c'è la croce di vetta qui sotto, la cresta di salita, super panorama sul Charpon, il gran paradiso, tutto il vallone di arrivo, che spettacolo di giornata. Senti nel broglio qui davanti e la testa è grande 3. Wow, che roba. Si rientra anche perché questa cresta non è affatto banale, bisogna fare attenzione. Di mini arrampicata nel rientro, un altro passaggino che in caso di tanta neve può risultare infido, questo ponticello qua potrebbe sprofondare. Il mini dente del gigante, che bello che è.
questo altro pezzettino critico, perché c'è il salto di roccia e i piedi non tengono al 100%, o meglio la neve è cedevole. Voilà, di nuovo sul traverso, via veloce prima che scaldi e faccia queste altre colate, e poi ghiacciaio tranquillo. Il bello del Charfort e della Monchère, che sono posti assolutamente desolati da avventurieri. 100% delle persone vanno al Gran Paradiso e queste parti restano incontaminate. Oggi non ho incrociato una persona ancora. Che spiaggia fantastica, spiaggia bianca, acqua leggermente fredda, ma merita. Voilà, questa bella cascatella, io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, come al solito ci vediamo alla prossima, ciao!